a una ripartenza vera, a una attivazione della cultura come motore di nuovo sviluppo, di crescita, di identità della Toscana, che vuole uscire dall'emergenza sanitaria, che vuole uscire dall'emergenza umanitaria e vuole prospettare un modello anche di crescita, sviluppo, che sulla cultura si poggia molto. Ripartono gli spettacoli dal vivo in Toscana. Gli stati generali si sono tenuti poche ore fa. Fondazione Toscana Spettacolo, Regione Toscana e ANCI hanno proposto un percorso di partecipazione per coinvolgere tutti gli operatori dello spettacolo dal vivo in un confronto sul futuro del settore dopo due anni di gestione pandemica. Più di 150 soggetti tra persone singole e compagnie hanno partecipato, hanno scritto il loro punto di vista, le loro proposte, le loro idee per la Toscana che vorremmo da un punto di vista dello spettacolo al vivo. Tanta attenzione sulle nuove generazioni, la volontà di espandere tutto il mondo dello spettacolo dal vivo sia da un punto di vista dirigenziale sia come pubblico alle nuove generazioni, con tanti strumenti suggeriti come ad esempio che diventi curriculare nelle scuole, l'insegnamento di teatro, musica e danza, che si possa fare un rapporto proficuo tra i maestri e le nuove generazioni che arrivano, imparano e poi entrano in questa dimensione fantastica. La volontà di fare delle piattaforme dove si possa da una parte fruire dei bandi europei e dall'altra cercare partenariati reciproci e progetti di collaborazione congiunta. Piattaforme ancora dove si possa sintetizzare l'azione di tutti, il mondo del teatro, il mondo dei musei, il mondo delle biblioteche, proprio per entrare dentro alla strutturazione di un percorso possibile. La volontà dal punto di vista della musica, che non si faccia attenzione più solo, diciamo, alla musica lirio-sinfonica, certamente anche quella, ma anche alla musica contemporanea, alla musica popolare, il jazz, poterli insegnare anche questi all'interno delle scuole per generare quell'imprinting necessario che poi porti ad amare la musica, piattaforme, fiere dello spettacolo dal vivo. 19 giorni di tavoli di lavoro online aperti 24 ore su 24 hanno portato ad una sintesi di proposte e obiettivi per il rilancio di questo settore. Sulla cultura vogliamo puntare molto e quindi noi valorizzeremo quelli che sono i teatri, i luoghi di espressione di cultura e di spettacolo dal vivo di cui oggi si è parlato. Cercheremo di sostenere i festival e conseguentemente le iniziative di spettacolo, di musica, di danza. Cercheremo di sostenere il cinema perché è promozionale rispetto alla Toscana. Cercheremo di dare una strutturazione sempre più forte e sempre più solida a quelle istituzioni culturali, che i nostri beni culturali, che sono in Toscana la più alta percentuale rispetto alla popolazione in una regione a livello nazionale, possano essere vissuti.